finalista nazionale a Jesolo con il titolo di Miss Equilibra Sicilia Ovest. Qui a Gela è la numero 15, Katia Taiello! E Katia Taiello di Aragona, la vincitrice dell'edizione gelese di Miss Italia che si è svolta ieri sera nella suggestiva Piazza Umberto I. La giovane accede così alle prefinali nazionali del noto concorso di bellezza a Jesolo. Ad incoronare la liceale dagli occhi azzurri è stato il sindaco Domenico Messinese. Emozioni uniche e inspiegabili. Ovviamente tutti sperano la vittoria, me l'aspettavo perché ci speravo tanto. Una bella serata, gradita dai gelesi che sono rimasti numerosi fino alla fine, ma la cosa più importante, un importante messaggio che è stato lanciato, che le donne non è soltanto una bellezza esteriore, ma è una bellezza interiore che si deve poter valutare e soprattutto apprezzare. Quindi è stato lanciato il messaggio contro la violenza nei confronti delle donne, un messaggio che questa amministrazione sposa in pieno, un messaggio importante, un messaggio che continua con la politica che sta adottando la mia amministrazione. Gela avrà pure una sua rappresentante in gara alle fasi che precedono la finale. Carla Cangemi, gelese di 18 anni, è stata ospite in casa dello spettacolo di ieri in cui ha raccontato le sue aspirazioni e ringraziato chi le sta accanto in questo momento. Durante la serata è stato lanciato un forte messaggio contro la violenza sulle donne e in questo contesto il sindaco ha ricordato il supporto che può offrire lo sportello comunale Angelas. Lo spettacolo è stato bello, interessante, è uno di quegli eventi che fa bene alla città, insomma, non quello di far conoscere la nostra piazza, il Duomo, con le riprese che sicuramente hanno interessato l'intero giro della piazza, e è una manifestazione che ha di portata nazionale, che è stata piacevole e interessante. Una bellissima serata, un pubblico che ha risposto alla grande, hanno apprezzato le finaliste, le 30 finaliste, tutte bellissime. La giuria ha scelto una bellissima ragazza della provincia di Agrigento, di Aragona, un bellissimo volto, bellissimi occhi. Lei rappresenterà la Sicilia a Jesolo e posso dire il bilancio, sono soddisfatto da questa serata. Speriamo di ritornare anche il prossimo anno, grazie all'amministrazione.